Buonasera a tutti, buonasera. Innanzitutto vorrei chiedere scusa se Manuela non è presente stasera, in quanto si sono sorte delle problematiche tecniche, visto che lei è a Dubai, ci sono sorte delle problematiche tecniche di connessione stasera. Quindi ci sarò io a condurvi nella seconda puntata di Sul sentiero dell'anima. Quindi vi do il benvenuto a voi presenti, benvenuti a tutti. Namaste. E di cosa parleremo stasera? Beh, diciamo che l'argomento sarà molto, molto particolare perché si tocca proprio il tasto che riguarda il cambiamento. Attraversare proprio il periodo di transizione del cambiamento della coscienza in base al cambiamento di energia che sta avvenendo sulla Terra. Ok? Ecco perché il titolo di stasera è Morte e Rinascita Spirituale con Gesù e la Maria Maddalena in termini di energia. Ok? Però perché morte e rinascita? Allora, ritorniamo innanzitutto al cambiamento dell'energia frequenziale della Terra e per quale motivo? Ok? Beh, è tutto dovuto a una fenomenologia cosmica che avviene praticamente dal centro della galassia. Questi sono discorsi metafisici, ok? Però spiegato in maniera facile. Ve lo spiegherò in maniera facile. Allora, cosa succede? Cosa succede? Incominciamo. Allora, ogni, diciamo, circa 25-27 mila anni avviene un passaggio del nostro sistema solare attraverso il piano galattico. Perché ogni 23 o anzi 27, no, 25, 27 mila anni, diciamo, il sistema solare fa questo giro attraverso il piano galattico. Questo è il piano della galassia e facciamo questo giro qua, 27.000 anni, 27.000 anni, 27.000 anni e 27.000 anni. Allora abbiamo fatto, diciamo, un ennesimo passaggio dopo 27.000 anni nell'anno 21 di dicembre 2012, che secondo i Maya è, diciamo, la fine di un'era, no? La fine del calendario del grande computo, diciamo. E quindi ecco che abbiamo praticamente, ci siamo allineati, il nostro sistema solare, il Sole, la Terra, si è allineato con, diciamo, il centro della galassia. Allora, cosa succede praticamente sul piano galattico? È questo, che avviene proprio dal centro della galassia, onde concentriche di pura energia in costante espansione come delle pulsazioni, no? Onde concentriche di pura onde gravitazionali che trasportano comunque particelle del gruppo dei tachioni, no? Particelle subatomiche che viaggiano tra un piano dimensionale ad altro. Se andiamo nel centro della galassia, è un grande portale multidimensionale, okay, secondo la visione della metafisica, che si connette con dimensioni superiori. E quindi abbiamo queste pulsazioni di energia che convogliano queste particelle cariche di informazione ed energie di altre dimensioni. Quando il Sole si allineò con il centro galattico e stiamo ancora vivendo questa, diciamo, fenomenologia cosmica, queste ondulazioni arriva a colpire il Sole. Le proprietà elettromagnetiche del Sole cambia. La natura dei raggi solari cambiano anche dovuto a questa fenomenologia. Colpisce la Terra. La Terra viene irraggiato, le particelle trasportate da questi raggi solari dovuto al cambiamento della natura energetico del Sole per via di questo allineamento galattico, entrano e penetrano praticamente la crosta terrestre e va fino al cuore della Terra. Il cuore della Terra è un dinamo fatto di nichel.
L'elettromagnetismo della Terra dipende ovviamente dal cuore della Terra. Abbiamo comunque svariati strati, però c'è uno strato, diciamo, principale, che è sferica, che circonda la Terra, che si chiama il campo Schumann, e poi c'è quello che si espande tutto intorno, come una ciambella, che è il toroidale. Ok? Spiegando questi campi è una cosa piuttosto lunga. Però quando il cuore della Terra agisce secondo a questo fenomeno che è stato spiegato, cambia le proprietà elettromagnetiche della Terra. Si innalza la frequenza elettromagnetica della Terra verso comunque una nuova tipologia di elettromagnetismo dovuto a una nuova era dimensionale che per noi è tuttora sconosciuto, no? Ci sono delle teorie che prevede che stiamo andando verso l'era cristallo, ok? Una nuova era evolutiva. Beh, comunque questo elettromagnetismo più elevata, cambiata, trasformata, sale attraverso la crosta terrestre, è la prima cosa che viene cambiato, è il primo stato dell'elettromagnetismo chiamato appunto il campo Schumann, il campo della coscienza della Terra, che ovviamente determina anche il funzionamento della nostra coscienza, che determina la natura collettiva della nostra coscienza, ok? Il campo Schumann, ok? La risonanza della coscienza stessa della Terra, che si riflette dentro di noi come la nostra coscienza, sta cambiando. Ovviamente questo provoca un cambiamento dentro di noi, un cambiamento inizialmente elettromagnetico, a livello energetico, vibrazionale. Questo comunque è il salto della coscienza tra una vecchia frequenza ad una nuova frequenza dimensionale. Sentiamo comunque delle cose diverse che accadono dentro di noi. Incominciamo a questionarci sul passato. Cosa abbiamo fatto fino ad adesso? Abbiamo fatto le scelte giuste, sì o no? Ma abbiamo sempre fatto delle scelte che risuona con noi stessi, con il nostro cuore, o abbiamo sempre messo la vita nelle mani di altre persone, per esempio. Un esempio tra tanti esempi, no? Dove abbiamo avuto la tendenza di comprometterci secondo la visione degli altri. Ma cos'è la nostra visione? Adesso ci stiamo questionando. Tante persone, sta succedendo un processo inconscio dove urge, diciamo, il cambiamento, c'è questa necessità impellente di voler cambiare la nostra stile di vita. E tante persone non sanno come fare perché si sentono intrappolati ancora in un vecchio paradigma, ok? E quindi hanno bisogno comunque di un po' di assistenza per essere convogliati verso una nuova visione di se stesso, una morte e rinascita spirituale, appunto, ok? Però cosa succede? Beh, ovviamente lo sentiamo a livello di emozioni, che poi incide sul nostro modus operandi della mente, del pensiero, ovviamente, ok? Che poi dopo determina il nostro modo di agire nel tempo, nella vita, dove prendiamo delle scelte diverse, agiamo in maniera diversa, ovviamente, ok? Man mano che ci distacchiamo dalla prigionia del vecchio, dalla vecchia visione di noi stessi, la vecchia visione del mondo che ancora cerca di trascinarci indietro, ok? Attraverso le paure. Beh, oggigiorno sappiamo che tipologie di paura la società sta cercando di inculcarci, no? Lo sappiamo tutti. Accendi il telegiornale ed inutile parlarne, perché ormai lo sappiamo tutti, no? La paura di rimanere intrappolati in una vecchia visione, soggiogato ovviamente da un vecchio sistema governativo che non regge più secondo al cambiamento di coscienza che vediamo già nei bambini, per esempio, ok? Nelle nuove generazioni. Comunque è un inizio di una evoluzione genetica nel tempo, ok? È un po' come se stavamo nuotando nell'acqua per migliaia e migliaia e migliaia di anni e poi all'improvviso scopriamo che al di là delle profondità dell'oceano c'è la superficie dell'oceano e attraverso la superficie dell'oceano incominciamo a vedere questi raggi del sole, i raggi di
di una luce che noi non conosciamo. E come pesci curiosi incominciamo a cercare di capire che cos'è questa luce, no? Ci sentiamo attratti a questa luce che arriva dalla superficie, questa luce che si sta muovendo, che danza nell'oceano della superficie, e ci avviciniamo a questa luce che ci guida verso la superficie delle profondità di questo oceano, che è una vecchia visione. Ed ecco, puff, ci sbucchiamo sulla superficie, scopriamo una luce, scopriamo una nuova visione, scopriamo che c'è qualcosa oltre quella superficie, scopriamo che c'è qualcosa ben oltre quelle vecchie profondità in cui stavamo nuotando. Ed ecco che vediamo un nuovo mondo. Stiamo sbirciando verso nuovi orizzonti. La coscienza si adatta alla frequenza di questi nuovi orizzonti e con il tempo avviene l'adattazione biologica che richiede il suo tempo e il suo percorso. Dove poi è previsto, sì, la cosiddetta era cristallo, dove la conformazione biologica si adatta alla nuova frequenza vibrazionale. Si parte dalle abitudini e poi dopo si va verso una nuova visione di vita, per il momento non tanto spiegabile in termini di parole. Si va verso una dimensione superiore esistenziale. Si va verso la quarta, la quinta e poi la sesta, ok? Dove, diciamo, molto, molto più in avanti, cos'è l'era cristallo? L'essere cristallino, un essere sesta dimensionale che non ha più la pesantezza fisica del corpo umano, ma vibra su una frequenza tale dove ha un corpo, diciamo, più verso una sorta di conformazione frattalica, cristallino, eterica, che non ha più bisogno di respirare ossigeno, non ha più bisogno di mangiare, non ha più, diciamo, il bisogno di un corpo fatto con il carbonio. Però è un essere che assorbe l'energia, lo trasforma e irraggia l'energia costantemente, assorbe, trasforma, irraggia, come una stella pulsante. Una stella pulsante. Ok? È un perfetto esempio, sono gli angeli, ok? Questi esseri celestiali che sono specchi riflessi. Specchi riflessi di chi siamo noi nel futuro, ok? Una teoria potrebbe essere che gli angeli sono i nostri sé del futuro, riflettono ciò che possiamo diventare se noi prendiamo delle scelte autentiche del cuore per andare avanti, se ci liberiamo dall'illusione della paura, se abbracciamo il cambiamento e non facciamo resistenza al cambiamento, resistenza nella paura che ci porta costantemente indietro ad essere intrappolato nel vecchio mondo, invece di vedere la superficie dell'oceano, i raggi del sole che si filtrano attraverso la superficie e ci lasciamo attrarre verso il cambiamento. Arrendiamoci verso il cambiamento. Accettiamo il fatto che c'è qualcosa che va ben oltre il solito modo quotidiano di vedere la vita quando accendiamo il telegiornale, per esempio. Ok? O secondo a quello che spesso dicono gli altri nella quotidianità della società. Ok? Ecco perché adesso, in questo passaggio di transizione, dobbiamo veramente comprendere la morte e la rinascita spirituale. Comprendere che il cielo e la terra, il cosmo, l'universo, è l'energia della terra, ok? Si sta innalzando verso quello che io considero l'energia più elevata del maschile e del femminile, che io personalmente amo chiamare l'energia cristica e l'energia della Maria Maddalena. Quindi l'equilibrio e l'innalzamento della frequenza della coscienza
nello yin e lo yang, l'energia maschile cristica e l'energia femminile maddalenica, dove avviene la morte del vecchio e la rinascita del nuovo, come diciamo, come un bambino, una bambina appena nata, dalla Maria Maddalena, dall'energia materna dell'universo, e poi, diciamo, sostenuto poi dall'energia maschile dell'universo, l'energia cristica. Ok? Quindi, ecco, la morte e rinascita spirituale, lasciare andare il vecchio. Però attraverso che tipologia di energia? Che tipologia di energia? C'è l'energia della transizione che ci sta preparando a questo, ad essere mamma e papà di noi stessi, ad essere il Cristico e la Maria Maddalena di noi stessi, mamma e papà della nostra parte più autentica, della nostra anima, la parte sacra maschile e la parte sacra femminile, integrati insieme nel nostro essere, che diventa l'energia che fa coltivare, che cresce la nostra anima. Però per essere in quell'energia bisogna essere completamente pulito dal vecchio. E che tipologia di energia sta creando questo momento di transizione, questo momento di pulizia? Allora, quando parliamo di nuovo, portiamoci indietro nel discorso sulle onde concentriche, energetiche, vibrazionali che si espandono come pulsazioni concentriche dal centro della galassia, come se si vedesse una pietra gettata in un lago, però le onde concentriche continuano. Questa tipologia di ondulazione energetica è l'energia metatronica. Io personalmente amo chiamarlo l'energia metatronica, però che funziona sulla frequenza dell'ultravioletta. Quella frequenza dell'ultravioletta che il conte di Saint-Germain conosceva. Chi non conosce il conte di Saint-Germain? Beh, diciamo che in poche parole è un maestro asceso, però prima di essere maestro asceso era un alchimista molto 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 potente, ok? Che lavorava soprattutto con l'energia dell'arcangelo Metatron, l'energia che lui denominava il fuoco ultravioletta della vita. Questa è l'energia attraverso questa ondulazione gravitazionale che ci sta inondando, investendo, trapassando, compenetrando a livello cellulare, a livello di DNA, e sta elevando la frequenza di vibrazione della coscienza e sta portando alla purga dell'anima. Questo sta succedendo. In quell'energia lì, l'energia dell'Arcangelo Metatron, l'energia della rivelazione, dove non c'è più nulla da nascondere se non essere totalmente privo di paura, onesti con noi stessi, cuori impavidi con noi stessi per riflettere questa natura impavidi, di totale onestà con noi stessi verso il mondo, verso gli altri, per creare l'effetto domino di grande cambiamento inarrestabile. L'onda inarrestabile del cambiamento che nessuno potrà fermare in realtà. Okay? Certamente ci stiamo assistendo comunque a certe, diciamo, manovre, ok? Basate sulla paura, però, cioè, se dobbiamo pensare a quanto è infinitamente potente la volontà divina di condurci verso questa ondulazione di grande cambiamento, attraverso questa ondulazione di grande cambiamento che l'Arcangelo Metatron, l'energia della rivelazione, che ci prepara poi a vibrare nell'energia cristica e nell'energia della Maria Maddalena. Beh, quello che sentiamo oggigiorno è come, cioè, un piccolo ometto con la mano così davanti a uno tsunami che arriva. Quindi bisogna avere fiducia, bisogna avere fede. Ok? Perciò, dopo tutto questo discorso, vivremo proprio un'iniziazione meditativa, un'iniziazione di risveglio della coscienza in questa energia, dove voi ritornerete ad essere luce nella luce. Capirete attraverso questo passaggio che voi siete l'universo nell'universo, come un frattale, l'infinito racchiuso in spazi infiniti, a tal punto poi di arrivare
al microcosmo, oltre, 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 per poi scoprire il cuore della creazione, la luce, il regno celeste, il paradiso, la luce della pace e dell'amore che è dentro di voi, nel quantico, dove poi verrebbe sciolto la vostra vecchia sé. E poi da lì, dalla luce, si manifesterà l'energia cristica maddalenica che voi vi porterà in un processo di rinascita, dove dalla luce ritornate come codice primario della vita, che poi diventa cellula, due cellule, la divisione fino a che tutte queste agglomerati di cellule formano un cuore nuovo, organi interni, le ossa, fino alla forma di una bambina o un bambino appena nato. Nell'energia cristica, nell'energia della Maria Maddalena, che appariranno a voi come i vostri genitori. Sì, i veri genitori. Il Padre Cielo, l'energia del cielo, l'energia della Dea Madre, l'energia della Terra, l'energia cristica e l'energia della Maria Maddalena, i genitori dell'anima, perché noi siamo anime. Certo, nella vita umana siamo nati da genitori biologici, ok? Però ovviamente attraverso questo passaggio dobbiamo capire chi siamo veramente. Siamo anime. Sì, siamo figli dei nostri genitori biologici fino a un certo punto, ok? Fino a un certo punto. Però al di là di tutto questo bisogna comprendere quello che ci dice l'energia metatronica, l'energia dell'arcangelo Metatron, il lasciare andare. Il non attaccamento, per poi capire che noi siamo genitori a noi stessi. L'universo che vive dentro di noi, tra cielo e terra, vive eternamente dentro di noi. Questo è l'anima, questo è l'indipendenza spirituale, la capacità di essere responsabili con noi stessi, di noi stessi nella maniera più autentica possibile. Ok? E quindi figli dell'infinito. Ok? Allora, cosa faremo? Beh, innanzitutto, prima di fare questa iniziazione, è importante ossigenarci bene, ok? Tenere gli occhi aperti, fare dei profondi respiri e poi chiudere gli occhi. E poi dopo vi condurrò nel passaggio, ok? Dove entrerete in voi stessi, sentirete innanzitutto prima voi stessi a livello cellulare, poi entrerete dentro voi stessi a livello di coscienza, come se la coscienza si restringe nel terzo occhio. E poi dopodiché, incomincerete un viaggio dentro voi stessi, incomincerete a viaggiare attraverso i vostri neuroni. Diventerete sempre più piccoli finché poi non viaggerete attraverso i vasi sanguigni insieme alle cellule del sangue, diventerete una cellula e poi diventerete un nucleo della cellula, il DNA, e poi si va oltre il DNA, vi restringerete, viaggerete dentro il DNA, i geni, le molecole, dopo le molecole, il quantico, l'energia, gli atomi, entrerete nell'atomo. Entrerete nel cuore dell'atomo, scoprirete la scintilla divina, il regno celeste, la luce, e starete lì per un po' in silenzio. Perderete le cognizioni dello spazio e del tempo, non avrete più un corpo fisico, sarete luce nella luce. E poi da lì, dalla luce, arriva l'energia cristica e maddalenica. Si combineranno insieme nella vostra stessa essenza, per creare una cellula che brilla di questa luce dorata ed argentata, cristica maddalenica. Voi siete questa cellula, con questa luce vorticante che irraggia anche. Poi dopo la divisione, date la nascita a voi stessi, l'infinito che dà la nascita a se stesso in una possibilità tra infinite possibilità di vita. Ma voi siete una possibilità tra infinite possibilità. E poi, dopodiché, appare tutto l'universo e il ritorno in un nuovo qui e ora.
ritornerete di nuovo in voi stessi dopo questa esperienza, anzi, però rivivendo la vostra rinascita sulla Terra e vedendo tutto il passato fino ad adesso che passa, però irraggiando della luce cristica della Maria Maddalena, la luce della compassione cristica, la luce della Maria Maddalena, il perdono. E insieme alla luce dell'Arcangelo Metatron, che ho dimenticato, che è il lasciare andare. Per poi rigenerarvi in una nuova persona. Ok? Vi gusta questo viaggio iniziatico? Siete pronti? Se sì, potete scrivere. Avete delle domande? Se non avete delle domande, si va avanti, ok? Se no, vi do tempo per scrivere nella chat se avete delle domande, ok? Altrimenti si va avanti. Sì, ok. Vedo un po' di entusiasmo. Su, un po' di entusiasmo qua, eh? Se non viviamo la spiritualità, il cambiamento con entusiasmo, come facciamo qua? Ok. Molto bene, iniziamo allora, ok? Allora, tutto quello che dovete fare, ma anzi mi rivolgo a ognuno di voi in singolare perché è una vostra esperienza, è una tua esperienza personale. Ok? Bene. Allora. Tutto quello che devi fare è seguire la mia guida iniziale, dove chiuderai gli occhi solo quando ti dirò io. Sii cosciente che la musica più potente è il suono del respiro e il silenzio. Il suono gentile del respiro con il silenzio è la musica della creazione divina. Tua musica, la musica della tua storia, la storia della vita, dall'inizio e attraverso lo spazio ed il tempo. Adesso tieni aperti gli occhi e guarda davanti a te, come se stessi osservando un orizzonte meraviglioso tra cielo e terra o tra cielo e mare. E mentre tieni aperti gli occhi, sentiti rilassato con ogni singolo muscolo del tuo corpo. Sentiti rilassato con i muscoli delle gambe. Con le braccia. Con le spalle e rilassa i muscoli facciali, sempre tenendo gli occhi aperti. E presta attenzione al tuo respiro, calmo e gentile. Dove il tuo sguardo, man mano che tieni gli occhi aperti, sta incominciando ad andare oltre quello che vedi davanti a te, oltre le apparenze.
dove la sensazione intorno a te è energia pura. Questo è l'inizio di un viaggio speciale, magico, mistico, un viaggio della coscienza, un viaggio nel quantico, alle origini dello spazio e del tempo, alle origini di chi sei tu, al di là di ogni illusione. Man mano che respiri anche la presenza del quantico, una presenza di puro pace e amore, dove la tua mente si sta calmando ed ogni attività del cervello si sta rallentando, mentre il tuo sguardo va oltre, va oltre. Nella percezione che tutto è l'energia intorno a te, che si riflette in quanto tutto è energia dentro di te, aumenta, come se tutto intorno diventasse una nube di energia, dove stai già perdendo le cognizioni dello spazio e il tempo. E dove percepisci anche il tuo campo bioradiante generato dal DNA delle cellule tutto intorno a te. Chiamato aura. Adesso è arrivato il momento di andare oltre. Mentre tieni gli occhi aperti, io conterò fino a 5. E ogni qualvolta che conterò, farai un'inspirazione ed espirazione profondo. E solo al mio 5 inspirerai profondamente. Ed espirerai e chiuderai gli occhi e andrai gentilmente con facilità e grazia sempre più in profondo dentro di te. Perciò, uno, inspira profondamente ed espira. Inspira profondamente ed espira. Tre. Inspira profondamente ed espira. Quattro, inspira profondamente ed espira. E cinque, fai un ultimo profondo inspirazione. Espira. E chiudi gli occhi e rilassati adesso. Rilassati. Rilassati. Lasciati andare
affidati. Mentre vai sempre più in profondità, nel respiro calmo e gentile, dove la mia voce ti guida. È come la voce di uno spirito che arriva con il soffio di un vento molto particolare, il vento del cambiamento, un soffio leggero cosmico che arriva dalle stelle, che sfiora la tua anima e il tuo cuore e che accarezza il tuo cuore in modo vorticoso, salendo come un vortice nella tua mente, spazzando via gentilmente ogni pensiero e ad ogni energia negativa accumulata in questi giorni, settimane, mesi, anni, che se ne va tutto come polvere in questo vortice di vento nel cosmo, dove la polvere si trasforma in scintille di luce bianca e scompaiono. Tutto ritorna all'amore. Mentre ti rilassi sempre di più, sempre di più, sentendo l'energia intorno a te e l'energia dentro di te, ti rilassi sempre di più. Adesso è giunto il momento di focalizzare la tua attenzione verso il terzo occhio collocato nel centro del cervello, conosciuto come ghiandola pineale. Immaginalo nella sua forma eterica come un piramide di cristallo che sta irraggiando i tuoi colori preferiti, i colori della tua anima, come un'aurora boreale di luce in espansione attraverso tutta la tua testa. E incomincia a sentire il centro di quel piramide come una calamita potentissima che ti attira a livello della coscienza verso di esso. Adesso dandoti la sensazione di restringerti sempre di più. Sempre di più verso il suo centro, dove hai la sensazione di sentire il tuo corpo, la tua testa che diventa più grande, ma in realtà è la tua coscienza che si restringe verso una dimensione minore, dove vai oltre la testa e ti trovi all'interno della testa, stringendoti verso il centro di quel piramide, dove la tua testa è come un grande duomo. E oltre quel duomo, un'apertura circolare che è il chakra della corona aperta. È una colonna di luce bianca che sta attraversando il chakra della corona, che va giù attraverso la spina dorsale fino alla terra. È la tua connessione tra cielo e terra che ti tiene qui. E man mano che ti restringi verso quel piramide di cristallo, il terzo occhio, vedi tutta la tua rete neurale come un ologramma. E tra un neurone ad altro, lampi di luce, scambi bioelettrici che determinano i tuoi pensieri. Man mano che ti restringi sempre di più verso il centro di quel piramide, osservando tutto questo scenario dal centro della tua piramide, osservando la rete neurale che assomiglia ai rami di una grande quercia,
e lampi di luce un po' qua, un po' là. E adesso puoi anche vedere i vasi sanguigni insieme ai neuroni. Sentiti attratto verso un vaso sanguigno. È tempo di lasciare quella piramide, come una scintilla di luce di coscienza, un veicolo di luce che va verso un vaso sanguigno del cervello. E si restringe sempre di più, fino a raggiungere le dimensioni di una cellula del sangue. E adesso stai viaggiando attraverso i vasi sanguigni, insieme alle cellule del sangue. Lasciati trasportare da loro. Ti accolgono con amore. Stai viaggiando con uno di loro. E stai entrando in una cellula del sangue, diventando anche tu stesso una cellula del sangue, viaggiando attraverso tutto il tuo corpo, facendo un tour turistico del tuo corpo, in ogni sua parte, in modo molto veloce, rapido. E mostra gratitudine nelle parti del tuo corpo. Mostra amore. Il tuo corpo è un dono della volontà divina dell'universo. È un tempio biologico che permette alla tua anima di compiere la sua missione. Questa missione è chiamata la vita. E adesso viaggiando, viaggiando, stai incominciando a sentire i battiti del cuore. Il cuore che ti chiama come una madre, che chiama tutti i suoi figli, che chiama le cellule del sangue. Tum tum, tum tum, tum tum. E stai viaggiando attraverso l'arteria principale che ti conduce al cuore. Tum tum. E stai entrando nella camera del cuore che batte tutto dentro di te. Le pareti che si espande, che si restringe, che si espande, che si restringe, che si espande, che si restringe. E sei nel centro del cuore come una cellula del sangue. E il viaggio continua. Non si ferma qui. Adesso la tua coscienza si restringe nella cellula del sangue. È come onda di coscienza che diventa veicolo di luce. Stai andando verso il nucleo della cellula del sangue, che diventa sempre più grande, grande e grosso quanto un pianeta. E riesci a vedere come è composto il nucleo in tantissimi filamenti di proteine mitocondriache, e stai viaggiando verso queste proteine, questi filamenti, verso un filamento solo, attraversando le sue membrane, finché non vedi i filamenti di DNA, tutte ammassate insieme, filamenti e filamenti e filamenti di DNA. Il codice primario della vita che racchiude tutta la saggezza e la memoria dell'universo. E stai viaggiando verso questi filamenti di DNA e ti focalizzi su una sezione del DNA. E stai viaggiando e ti stai restringendo verso la sezione del DNA sempre di più. E lo vedi che ruota gentilmente in senso orario. E vedi la struttura genetica fatta di migliaia e migliaia e migliaia di piccole sferette chiamate geni. E il tuo viaggio è verso queste sferette, verso uno tra queste migliaia di sfere. Ti sta avvicinando a un gene che si ingrandisce sempre di più, finché non vedi
questa sfera chiamata Giene, composta da altre tante migliaia e migliaia di sfere chiamate molecole. L'ultimo baluardo della tua struttura biologica. Perché dopo la molecola c'è il quantico, c'è l'energia. E stai viaggiando verso una molecola tra tante migliaia di molecole, tutte compatte insieme che formano la sfera del gene, che diventa sempre più grande, sempre più grande. Sempre più grande, che stai oltrepassando il suo orizzonte degli eventi. Stai entrando oltre la sua membrana ed ecco un oceano infinito di energia, il quantico. Un oceano immenso di pura luce ondulata, fatta dei tuoi colori preferiti, i colori dell'anima. E in questa immensa ed infinito oceano di quantico. Vedi le particelle subatomiche, gli atomi che viaggiano, che schizzano qua e là alla velocità della luce. E adesso, come pura coscienza, focalizzati su un atomo e seguilo. Avvicinati adesso. Ti stai avvicinando a quest'atomo che viaggia in questo oceano quantico di puri colori meravigliosi. E stai entrando in quell'atomo. E dentro quell'atomo vedi una scintilla di luce bianca pura. La luce bianca. L'essenza stessa della tua coscienza. La luce della pace, dell'amore. Dio, Allah, Manitou. La luce del regno celeste dentro di te. Il regno degli angeli. Chi sei veramente? L'infinito che brilla per sempre dentro di te e in ogni cosa, dall'infinitamente più grande all'infinitamente più piccolo. E stai entrando in quel nucleo di luce divina, chiamato anche singolarità divina. Perdendo le cognizioni dello spazio e del tempo. L'ultimo baluardo delle illusioni, chiamato spazio e tempo, che si disintegra, mentre tu diventi luce nella luce, amore e pace, nell'amore e nella pace. Un tutt'uno con l'amore, un tutt'uno con la pace, luce nella luce, dove tutto diventa un oceano infinito di luce bianca. Adesso rimani per un istante in silenzio, in questa luce bianca, essendo tu luce nella luce. Niente più corpo fisico, niente più definizioni di spazio e tempo, solo luce nella luce, l'infinito nella luce, in silenzio, in ciò che viene definito il tuo potere divino. Un momento di eternità. Adesso una luce vorticosa dorata ed argentata si manifesta nella luce bianca del regno celeste. La luce dorata è la luce cristica, la luce argentata è la luce della Maria Maddalena. L'essenza della creazione,
pura volontà divina della pace, nell'amore, nella sua natura maschile e femminile. Rigenera l'atto della creazione stesso. E questa luce dorata ed argentata sei tu adesso, la tua coscienza e questa luce dorata ed argentata vorticante che danza insieme, che si fonde insieme come un unico fuoco dorato ed argentato, che diventa una stella di pura luce dorata ed argentata, una stella cristica di pura luce dorata ed argentata. Che dal suo centro irraggia una luce bianca, che si espande poi nella luce ultravioletta dell'arcangelo Metatron, la stella della creazione, il cuore dell'universo, tu che sei un Big Bang a te stesso, e tutto intorno a te diventa un universo in costante espansione. Dalla luce bianca tutto intorno a te, la tua coscienza, dal tuo centro divino in costante espansione, come galassie, stelle, mondi infiniti. Un universo che si espande, che respira eternamente il respiro della vita. È come un frammento di questa luce centrale di pura creazione. Stai viaggiando dal cuore stesso della creazione, come puro spirito, coscienza divina, attraverso tutte quelle stelle, attraverso tutte quelle galassie, fino alla Via Lattea, un vortice di migliaia di stelle. Il suo centro luminoso che è fatta della tua stessa luce. Con energie ondulate che si espandono come onde concentriche attraverso tutto il suo piano. Adesso stai tuffando nel campo stellare della Via Lattea, viaggiando a una velocità incredibile, velocità divina. Finché non vedi il sistema solare, la cara Madre Terra, che orbita intorno al Sole. È l'anno della tua nascita. Stai viaggiando come scintilla di coscienza divina, frammento del cuore della creazione, verso la Terra. Stai entrando nella sua atmosfera. All'improvviso diventi il vento, diventi l'atmosfera stesso. Ti stai sperimentando come le correnti dell'aria che viaggia attraverso il cielo, sopra gli oceani, verso la terra. Le nuvole, nuvole che si raddensano, nuvole di tempesta, fulmini. E adesso stai sperimentando di essere la coscienza dei fulmini e le nuvole, l'acqua, il vento. E ad improvviso la pioggia. Sei una goccia di pioggia, una goccia d'acqua, spirito in una goccia d'acqua che scende. Una goccia d'acqua molto speciale. Molto speciale. Che scende nella terra, bagnando un seme nella terra. E adesso sei quel seme che riceve l'acqua, che si schiude, un fiore meraviglioso che cresce attraverso la terra, i petali che si schiudono, i raggi del sole. E di nuovo sei quella scintilla di luce, di pura coscienza che lascia il centro del fiore e che si innalza nei raggi del sole attraverso il cielo,
viaggiando attraverso la natura, diventando di nuovo vento per raggiungere il luogo della tua nascita, l'anno della tua nascita, sì. E come pura scintilla di luce, stai scendendo nel grembo di tua mamma, entrando in un cuoricino che batte. Sei un splendido bambino, bambina, che sta per nascere. Le doglie del parto, stai attraversando l'utero, ma invece di trovarti tra le braccia del tuo mamma biologica, sei un bambino, una bambina molto speciale che brilla di luce dorato, argentato ed ultravioletta tra le braccia della Maria Maddalena, la Dea Madre, che irraggia la sua luce argentata, che ti abbraccia, e al suo fianco il Padre Cielo, la coscienza cristica, con la sua luce dorata. Il padre, la madre universale dell'anima. Un'anima appena nata dall'universo stesso, nella sua natura di yin e yang. Entrambi ti sorridono, entrambi ti dicono: la vita nelle tue mani, il destino nelle tue mani. Il destino è il tuo sogno. Credi sempre nel tuo sogno. Questo è l'atto di fede in te stesso. Questa è la missione. Entrambi ti baciano sul cuore e lasciano la loro essenza, un tau di luce dorata ed argentata che vortica nel centro del tuo cuore e la tua luce dorata ed argentata che si espande esponenzialmente dal tuo corpicino come la tua aura. E all'improvviso il tempo che accelera, come se fossi una macchina del tempo, dove la luce dorata ed argentata sei tu, che sei genitore di te stesso. E man mano che cresci in un tempo accelerato, incominci a vedere la tua vecchia vita che scorre davanti a te come un film. Ma sei neutrale, sei nel tuo potere. Stai vivendo tutto ciò nella compassione, dove attraverso la compassione sei nel perdono, e nel perdono stai lasciando andare. E il lasciare andare è il perdono verso te stesso. Man mano che ti vedi crescere, secondo tutto ciò che hai vissuto nella vecchia vita, ma lo vedi nella luce dorata ed argentata dell'energia cristica, dell'energia della Maria Maddalena, che getta luce di compassione e amore su tutto ciò che va disciolto in questa luce, lasciata andare. Mentre il tempo va avanti e stai crescendo davanti al scenario di tutto il passato che scorre davanti a te in maniera accelerata, dove tutto si discioglie nella luce dorata ed argentata, ritornando alla luce bianca. Ti vedi come adolescente, però stai crescendo nella luce dorata ed argentata. Stai crescendo te stesso. Sei l'universo che cresce te stesso nella sua natura mistica e spirituale. Ed infine il tempo si rallenta man mano che incominci a vederti come un adulto completamente nuovo, rigenerato. E seduto magicamente o anche sdraiata nella tua stanza, che rappresenta un nuovo qui e ora. Sei completamente rigenerata, rinata. Il vecchio è morto per essere trasformato nella saggezza di un nuovo qui e ora. La tua saggezza. Ciò chi sei nella tua autenticità. E percepisci il tuo respiro adesso. Stai respirando un nuovo qui e ora. Sappi che in questa iniziazione hai fatto il tuo salto dimensionale quantico,
da un vecchio paradigma dimensionale a una nuova. Questo è un momento di lasciare andare il vecchio parallelismo per abbracciare completamente il nuovo. Sei lì adesso. Incomincio a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi. Respira il nuovo, respira te stesso. E adesso io conterò fino a tre. Ogni qualvolta che conterò, farai un'inspirazione ed espirazione profondo. E solo quando sentirai tre, fare un'ultima inspirazione ed espirazione con un bel ah, ed aprire gli occhi con un bellissimo sorriso sul volto, il sorriso di un bambino, una bambina appena nata, un nuovo qui e ora, che riflette il tuo nuovo sé, quello che sei nel cuore. Uno, inspira profondamente ed espira. Due, inspira profondamente ed espira. Tre, fai un'ultima inspirazione, inspira profondamente, respira con un bel ah, e poi apri gli occhi con un bellissimo sorriso sul volto e rimani per un istante in silenzio in questa energia, in questo stato elevato di coscienza. E integrarlo e ancorarlo, dove in silenzio onori questo momento sacro di passaggio dal vecchio al nuovo. Percepisci il tuo respiro. Stai respirando il nuovo. E nel tuo respiro ricordati quel momento in cui tu eri il centro della creazione, coscienza suprema. Nel suo respiro eterno di vita e in costante espansione. Tu sei il Big Bang a te stesso, ricordatelo. Lo disse Gustavo Roll diverse volte. Io sono il Big Bang a me stesso. O quando Sai Baba disse una volta ai suoi discepoli, io sono Dio, io so essere Dio, ma voi non sapete che voi siete Dio. Quindi chi siete veramente?
Molto bene, molto bene. Prendetevi ancora il vostro tempo, bevete dell'acqua, perché è molto importante bere sempre dell'acqua dopo un'esperienza del genere. E se qualcuno vorrebbe condividere la propria esperienza, mi farebbe molto piacere. Ok? Anche se non si può parlare direttamente, potete tranquillamente scrivere nella chat se volete condividere la vostra esperienza. Nel frattempo, ripeto che chiedo scusa se Manuela non era presente stasera, dovuto a delle problematiche tecniche, ma la prossima volta ci sarà sicuramente, ok? Quindi nessuna condivisione. Molto bene, molto bene. Allora, a questo punto, prima di salutarvi, dove alla prossima puntata ci sarà anche Manuela. Ok? La tema del prossimo incontro. Ok, della prossima puntata è il potere di guarigione del cuore. Ok, il potere di guarigione del cuore che sarà, diciamo, più diciamo l'argomento che condividerà Manuela. Ok, quindi il potere di guarigione del cuore. Adesso, visto che sono le 10:40, vi saluto, però prima di salutarvi vorrei dirvi di fare un esercizio in linea a quello che abbiamo fatto stasera di morte e rinascita spirituale. Allora, andate stasera prima di andare a dormire davanti allo specchio. Ok? Guardatevi dritti negli occhi. Ok? E dite allo specchio riflesso di voi stessi: ti ringrazio. Potete usare le vostre parole, però è un esempio che io butto così. Ti ringrazio, mi hai condotto fino a questo punto della mia esistenza. Ciò che dovevo imparare, adesso l'ho imparato, fino ad adesso, e va bene così, ok? Non devo più imparare nulla da te, perché sono pronto per evolvermi oltre. Perciò ti mando a morire, ok? Questo è un esempio. Poi potete usare le vostre parole. Mettete la mano, diciamo, sinistra sul cuore mentre lo fate, ok? Perché è un modo per sincerarvi con voi stessi. E lo fate. Poi, una volta che l'avete fatto, avete ringraziato l'immagine del vostro vecchio sé, dicendo adesso ti mando a morire nelle quattro direzioni dello spazio e del tempo, ok? Aggiungete le quattro direzioni dello spazio e del tempo, girate, non guardate più indietro, andate verso il letto, ok? Però immaginando dentro il vostro cuore
una piccola bambino, bambino dorato d'argentato, lì, appena nato, nel mentre. Poi vi addormentate. E il giorno dopo, quando vi alzate, ricordate di mettervi nella posizione rannicchiato di un bambino nel grembo, ok? O una bambina nel grembo, posizione fetale. Immaginatevi voi come questo bambino, questa bambina che avete immaginato nel vostro cuore, questa volta durante la notte, come se fosse cresciuto e siete diventati voi questo bambino, questa bambina, così. E poi man mano allungatevi le braccia, allungatevi le gambe come se dovete stiracchiare il vostro corpo, e man mano che vi allungate, immaginatevi crescendo nella forma adulta, in voi stessi, ok? Però man mano che succede quello, immaginatevi come se stesse attraversando l'utero del grembo della Dea Madre. E poi vi stiracchiate, siete alla luce di una nuova giornata, di un nuovo sé, un nuovo adulto. E vi sedete sul bordo del letto, mettetevi i piedi per terra, chiudete gli occhi, meditatevi per un istante in questo stato. Ringraziate 5 volte, grazie, 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 e poi iniziate la giornata. Ok? Questo è il vostro rito per domani, in base al lavoro iniziatico che abbiamo fatto stasera. Ok? Quindi siete a posto così, potete scrivere, avete capito tutto? Ok? Avete capito il passaggio per stasera, per poi per domani mattina? Se sì, scrivete pure. Se qualcuno non ha capito molto bene, posso ripeterlo, ok? Ok, molto bene, sì, ho capito, grazie, 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 perfetto, molto bene. Allora, a questo punto vi auguro una buonanotte e da parte di Manuela vi do la buonanotte, ok? E namaste a tutti, ok? E buona rinascita spirituale. Anzi, buon morte, buona rinascita spirituale, ok? Bene. Ciao a tutti.